nei cieli un grido risuonò, alleluia, Cristo Signore trionfò, alleluia, 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 alleluia. Morte di croce gli patì, alleluia, ora al suo cielo risalì, alleluia, 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 alleluia. Cristo è vivo in mezzo a noi, alleluia, noi risorgiamo insieme a lui, alleluia, 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 alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio che ci è Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Carissimi, celebriamo la quarta domenica di Pasqua. Ancora una volta siamo fisicamente separati, ma profondamente uniti nella comunione dello Spirito Santo che il Signore risorto ci ha donato. Io sono qui nella cappella feriale del Duomo, voi nelle vostre case. Mi permetto anzitutto di dirvi buongiorno, di salutarvi con affetto. Non ci vediamo, ma ci sentiamo profondamente uniti. E vi chiedo anche una cortesia. Non è uno spettacolo. Quando siamo seduti dinanzi alla televisione, un po' tutti a volte, siamo tentati di fare zapping, di saltare da un canale all'altro. No, questa è la modalità che per il momento ci è consentita per celebrare nella fede la Pasqua settimanale di Gesù. Allora vi chiedo davvero di concentrarvi, di sentire fortemente questa comunione che sperimentiamo nella fede e quindi di sospendere ogni altra attività proprio per vivere con intensità questa Eucaristia. E come prima cosa, come ogni domenica, quando celebriamo l'Eucaristia, ci presentiamo dinanzi al Signore, ricco di misericordia, di perdono, per affidarci a Lui, domandargli la sua misericordia che si traduce nel perdono. Anche qui, in questo tempo, non abbiamo potuto probabilmente celebrare il sacramento della riconciliazione, ma noi sappiamo che ogni qualvolta siamo davvero pentiti e chiediamo perdono al Signore, Lui ci perdona e ci dona la sua pace. Così raccogliamoci ora per qualche istante nel silenzio del nostro cuore. Presentiamo al Signore le nostre richieste di perdono, forse la fatica di questi giorni ha generato impazienze, forse anche qualche conflitto in casa, i nonni separati dai nipoti, i genitori con i loro figli desiderosi di uscire. Ecco, sostiamo nel silenzio e domandiamo di tutto perdono al Padre. Figlio di Dio, che sei immagine del volto del Padre, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu, buon pastore, che conosci le tue pecore e offri per loro la tua vita, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu, nostro Redentore, che possiedi l'unico nome nel quale possiamo trovare salvezza,
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere i tuoi fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e di desiderare ciò che prometti, perché tra le varie vicende del mondo siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi, Padre. Parola apostolica, ci illumini e ci guidi a salvezza. Lettura degli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormoravano contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affidare questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmesan e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente.
anche una gran moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedite il Signore, voi tutti i Suoi servi. Benedite il Signore, voi tutti i Suoi servi. Lodate il nome del Signore, lodate lo servi del Signore. Voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come sua proprietà. Benedite il Signore, voi tutti i Suoi servi. Lodate il Signore perché il Signore è buono, cantate inni al Suo nome perché è amabile. Signore, il Tuo nome per sempre, Signore, il Tuo ricordo di generazione in generazione. Sì, il Signore fa giustizia al Suo popolo e dei Suoi servi ha compassione. Benedite il Signore, voi tutti i Suoi servi. Benedici il Signore, casa di Israele, benedici il Signore, casa di Aronne. Benedici il Signore, casa di Levi, voi che temete il Signore, benedite il Signore. Da Sion benedetto il Signore che abita in Gerusalemme. Benedite il Signore, voi tutti i Suoi servi. Benedicimi, Padre. La parola dell'Apostolo ci illumina e ci guida a salvezza. Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dice la Scrittura, chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno se non sono stati inviati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo
Spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, il Signore Gesù disse ai farisei: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie. Io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Ecco, in questi versetti, attraverso l'immagine della relazione tra il buon pastore e le sue pecore, Gesù in realtà descrive la relazione intima, profondissima, che esiste tra lui, il figlio unigenito del Padre, l'amato senza misura dal Padre, e ciascuno di noi. È una relazione d'amore. Quel conoscere che l'Evangelista, con il quale l'Evangelista descrive la relazione tra il pastore e le pecore, tra il Padre e il Figlio, è sinonimo di un altro verbo, quello di amare. Il conoscere biblico è l'amare. E allora ecco che in questa descrizione di questa relazione d'amore, l'amore di Gesù per ciascuno di noi si fa tenera cura, diventa nutrimento nel pane eucaristico, il pane di vita, diventa consolazione nei tempi della prova, gioia che dischiude le tenebre della paura. Speranza, quella speranza radicata nella sua Pasqua, la Pasqua di Gesù, che è vittoriosa anche sulla morte. Io do la mia vita, ci dice, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie. Io la do da me stesso, il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. È l'amore pasquale. È un amore gratuito, un amore di predilezione, ma che non esclude nessuno, cioè è offerto a tutti, a chiunque lo voglia accogliere nella propria libertà. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. San Gregorio Magno, commentando questo passo, scrive: «Domandatevi, fratelli carissimi, se siete pecore del Signore, se lo conoscete, se conoscete il lume della verità. Parlo non solo della conoscenza della fede, ma anche di quella dell'amore, non del solo credere, ma anche dell'operare». L'Evangelista Giovanni infatti spiega che dice: «Conosco Dio e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo». Ecco, queste parole di San Gregorio Magno ci interrogano profondamente. Amare Dio Padre, conoscerlo, amare nel Figlio Gesù il Padre, attraverso il dono d'amore dello Spirito,
significa mettere in pratica i comandamenti. Ma quello che tutti li riassume è il duplice comandamento dell'amore: amare Dio e amare il prossimo tuo come te stesso. Ecco ciò che definisce il discepolo di Gesù, il battezzato, il cristiano, ciascuno di noi: l'ascolto della voce di Gesù, quindi l'ascolto della parola di Dio, e l'esercizio concreto, operoso, della carità. Ecco, soffermiamoci su questi due elementi. Innanzitutto, il mistero della voce è suggestivo. Pensiamo, fin dal grembo di nostra madre noi impariamo a conoscere la sua voce, quella del papà. Dal tono di una voce percepiamo l'amore o il disprezzo, l'affetto o la freddezza. La voce di Gesù è unica, la sua parola è luce sul nostro cammino. Se impariamo a distinguerla, Gesù ci guida sulla via della vita, una via che oltrepassa anche l'abisso della morte. E la seconda sottolineatura, l'esercizio concreto, operoso, della carità, nel dono di sé, del proprio tempo, delle proprie capacità, così, con semplicità, nelle relazioni quotidiane, di prossimità, di ascolto dell'altro. Quanto è necessario, lo stiamo sperimentando in questo tempo, essere disponibili ad ascoltarci gli uni gli altri, chiusi come siamo nelle nostre case. C'è bisogno di un ascolto reciproco, e questo ascolto diventa liberante. Ecco, anche questo è esercizio di carità. E poi, aiuto concreto dell'altro. Quante testimonianze belle, autentiche, di prossimità, di carità, in questo tempo così tribolato, così difficile, che stiamo vedendo. Parlando con i preti della città di Milano, in queste settimane ho raccolto tante confidenze di un servizio generoso che nella carità ha alimentato e attirato anche persone che di solito non si vedevano in parrocchia. Il bisogno degli altri ha sollecitato tanti nostri fratelli e sorelle, a volte indifferenti alla parola di Dio, al richiamo della Chiesa, a dare la propria disponibilità per un servizio. E questo è bello, questo è frutto, credo, di questo tempo così difficile, e dovremmo farne memoria, dovremmo conservare questi semi di bene e di fraternità che in questi giorni abbiamo seminato perché producano frutto abbondante. E a questo proposito, proprio il servizio della carità, mi piace ritornare anche al racconto degli Atti degli Apostoli. San Luca ci dice che nella Chiesa delle origini, nella comunità suscitata dal fervore potente della Pentecoste, il dono dello Spirito Santo, beh, anche allora non tutto, potremmo dire così, filava liscio. Scrive: aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Dunque, il bisogno potremmo dire della carità, dei vedovi, dei poveri, alimenta però anche il contrasto e la difficoltà nella primitiva comunità cristiana. Bisogna farvi fronte nel migliore dei modi. E questo fa nascere una via nuova che lo Spirito Santo indica, proprio per superare con creatività quelle divisioni e suscitare un nuovo ministero per il servizio. Un ministero che è a servizio di tutta la comunità. Dice ancora San Luca, i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate tra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Ecco, nascono così quelli che oggi chiamiamo i diaconi, proprio per il servizio della carità. Ma questo episodio della Chiesa delle origini diventa emblematico, direi paradigmatico, per la nostra vita ecclesiale oggi. Come dobbiamo comportarci di fronte alle sfide che la storia ci pone dinanzi? Come Chiesa, popolo di Dio, la storia la dobbiamo leggere senza timore e insieme cercare nella luce dello Spirito
le risposte più adeguate per l'annuncio della fede in Gesù e la testimonianza della carità. Questo è il compito della Chiesa, che con stile paziente e sinodale dobbiamo praticare sempre di più. Oggi la Chiesa universale celebra la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. E allora mi piace concludere questa breve riflessione citando Papa Francesco, che qualche anno fa, proprio in questa occasione, così si rivolgeva in particolare ai giovani. Vorrei chiedervi, qualche volta avete sentito la voce del Signore che attraverso un desiderio, un'inquietudine, vi invitava a seguirlo più da vicino? Avete avuto voglia di essere apostoli di Gesù? La giovinezza bisogna metterla in gioco per grandi ideali. Domanda a Gesù che cosa vuole da te e sii coraggioso. Dietro e prima di ogni vocazione al sacerdozio, alla vita consacrata, c'è però sempre la preghiera forte e intensa di qualcuno, di una nonna, di un nonno, di una mamma, di un papà, di una comunità. Ecco perché Gesù ha detto: pregate il Signore della Messe, cioè Dio Padre, perché mandi operai nella sua Messe. Le vocazioni nascono nella preghiera e dalla preghiera, e solo nella preghiera possono perseverare e portare frutto. Allora, carissimi, raccogliamo oggi l'invito del Papa e tutti preghiamo con più intensità, perché ciascuno di noi anzitutto riscopra la vocazione fondamentale che nasce dal battesimo, quella ad essere figlia e figlio di Dio, e perché i giovani, in particolare, siano coraggiosi nel seguire anche quella vocazione di speciale consacrazione, se a questa il Signore li chiama. L'ascolto della parola di Dio ha suscitato nel nostro cuore domande, attese, fiducia, speranza. Tutto questo ora lo traduciamo nella nostra preghiera, che nella potenza dello Spirito in Cristo presentiamo al Padre. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per il Papa Francesco, per il nostro Arcivescovo Mario, per i nuovi Vescovi ausiliari nominati, Luca e Giuseppe, e per tutti i pastori delle nostre comunità, sappiano imitare con saggia autenticità il buon pastore, ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per la pace e il benessere di questo nostro mondo e il progresso di tutti i popoli. Lo spirito del risorto tocchi il cuore dei governanti e suscitino in loro progetti di giustizia e di solidarietà, ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutte le giovani e giovani che ancora oggi a piene mani il Signore chiama a sé, sappiano rispondere con prontezza e generosità per vivere nella Chiesa il carisma di totale dedizione a Dio e ai fratelli, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Oh Signore. Questa mattina, per tutte le ragazze e i ragazzi che si aprono alle grandi decisioni della vita,
perché sappiano sempre interpretare la loro esistenza come la risposta alla chiamata di Dio, qualunque essa sia, per essere sempre testimoni veri e credibili della gioia di essere discepoli del Vangelo. Ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Questa mattina, nella sua Eucaristia celebrata a Santa Marta, il Papa, parlando del buon pastore, ha evocato quei buoni pastori, medici, infermieri, sacerdoti, che sono morti in questo tempo per la dedizione al loro servizio nella cura degli ammalati, dei colpiti da questa emergenza sanitaria. Ecco, vogliamo affidare alla gioia e alla luce della Pasqua di Gesù, del Cristo risorto, alla comunione dei santi, tutti i nostri cari defunti, in particolare i medici, gli operatori sanitari, i sacerdoti, caduti, potremmo dire, nell'adempimento del loro servizio di buoni pastori in questi tempi. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio, che apri sempre le braccia della tua bontà paterna a chi si affida a te, guida misericordioso i nostri passi, perché camminando sulla strada del tuo volere ci sia dato di non smarrirci lontano dalla fonte della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. D'ora, secondo l'insegnamento del Signore Gesù, siamo soliti scambiarci un augurio, un segno di pace. Forse adesso siamo limitati anche in questo, però io penso, con il rispetto naturalmente della prudenza dovuta, che nelle case la mamma possa dare un bacio al suo bimbo, papà e mamma si possono dare un abbraccio, i nonni, pensando ai loro nipoti, possono desiderare una chiamata, fare una telefonata e dire: il Signore ti vuole bene, il Signore ti è vicino. E allora, con questi sentimenti, in modo virtuale o reale, ci scambiamo un segno di amicizia e di pace. Fratelli, chiamati a partecipare dello stesso pane e dello stesso calice, in comunione con tutta la Chiesa Cattolica, rinnoviamo ora la professione della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.
con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Amen. L'offerta che ti dedichiamo, o Dio eterno e santo, ci ottenga benedizione e salvezza, e quanto è compiuto nel mistero della celebrazione diventi in noi principio di forza e di vita, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Mosso a compassione per l'umanità che si era smarrita, egli si degnò di nascere dalla Vergine Maria. Morendo ci liberò dalla morte e risorgendo ci comunicò la vita immortale. Per lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli, gli spiriti celesti e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Padre, che si associno le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. Cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Ambrogio e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti. E tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Annunciamo il risorto Cristo vive in mezzo a noi. Egli ha vinto la morte. Alleluia, alleluia. Il Signore risorto si è reso presente nel suo pane eucaristico. Tra poco, anche se non lo potremo ricevere nella particola, pregheremo intensamente per rinnovare la nostra comunione spirituale con Lui. È questa comunione che ci rende figli di un solo Padre e quindi tra noi fratelli. Allora, così, di ciò consapevoli, con gioia possiamo pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, ti lascio la pace, ti do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Anche se ora non possiamo ricevere l'Eucaristia, esprimiamo il desiderio di accogliere nel cuore il Signore Gesù con la preghiera della comunione spirituale. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa, ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Il Signore è il mio pastore, nulla manca. Ristoro dell'anima mia, i sentieri diritti mi guida per amore del santo suo nome, dietro a lui mi sento. Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, o Padre, nutra e fortifichi il nostro spirito e ci sia di protezione e di aiuto nelle necessità dell'esistenza terrena. Per Cristo nostro Signore. Amen. E adesso invochiamo la benedizione trinitaria del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, possa davvero scendere in abbondanza su tutti voi, sulle vostre famiglie, sulla nostra Chiesa Ambrosiana, sul nostro Paese in questo momento così travagliato. Il nostro Arcivescovo Mario ci ricorda sempre che la benedizione non è semplicemente un gesto liturgico. Dice
che Dio è nostro alleato. Dio ha fiducia in ciascuno di noi, ci ama, ci vuole bene. Ecco, allora vi invito proprio a sentire fortemente anche in questa benedizione non solo ovviamente la Trinità dalla quale proviene, ma anche l'affetto e l'amicizia del nostro Vescovo, del nostro Pastore, che in modo instancabile compie il suo ministero per noi, pur anche lui così limitato nei movimenti e negli spostamenti, per sostenerci e guidarci nel cammino della storia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica e vi accompagni Dio onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo.